Nel frattempo vi ricordo a tutti che state guardando La Pill, il più grande format di Twitch Italia, copiato anche a livello internazionale. Oggi non vedrete delle run normali, ma vedrete delle run appositamente create dalla Matrix per il Versus. Ah, certo. Avranno dei dungeon precisi, degli elite trainer ed un punteggio completamente nuovo, vero Mattia? Verissimo Andrea, sono veramente contento di averti qui al casting a questo Table of Casting Land Judgment. Scusami, Mattia, mio amico collega. Dimmi Andrea. Ma in questo Versus le fatiche sono uguali alle run settimanali? Ma ovviamente no, e sono veramente contento che tu me l'abbia richiesto. Ci sono 5 nuove fatiche. Ma posso provare a dirle magari? Proviamo a elencarle e anche a Io dire quanti punti valgono. Va bene? Chiama e il tuo allora avversario. Ricordiamo che le fatiche in questo Versus costano un cazzo, ma danno 50 punti l'una. E sono... Capo, ti rubo giusto un secondo per una cosa molto importante. Grazie a tutto il supporto che state dando al canale YouTube. Sta andando tutto molto bene, quindi vi ringrazio e ti ringrazio veramente tanto. Ricordo ancora una volta di mettere un like e un commento se volete dire qualcosa o vi fa piacere sostanzialmente, ma soprattutto di iscrivervi al canale, che è molto importante, e soprattutto appunto moltissime persone guardano il canale e non sono iscritte. Fatelo, mi raccomando. Buona visione. Evolvi un qualsiasi Pokémon, ma non per amicizia. Subisci un Destiny Bond o una Perish Song, le infami mosse Run Killer, ma che qui regalano 50 punti come tutte le altre fatiche. Batti l'intera grotta pre-Brock senza utilizzare strumenti. Ti vuoi curare? No, mannaggia a te, non ti curi, 50 punti. Sconfiggi un BST 670 tipo Mewtwo, tipo Bibarel, e no. Che lì guadagni 50 punti, ebbene sì. Oppure, se vuoi fare veramente l'eroe del Versus dell'amicizia e dell'amore, sconfiggi Brock con un Pokémon sotto i 399 BST. Mai successo e mai succederà. Mai successo, continui a metterla perché sei un coglione. Ma no, perché ma sono quelle. Perché non puoi cambiare in corso d'opera, sennò poi arriva quell'altro e dice no, ma io non ho fatto try con questa maninga. Luca Altena, questa era questa il cosplay di Luca Altena. Sì, sì, sì. Sapete cosa c'è di più bello di Paolo su questo canale? Ma ovviamente la sponsorizzazione di NordVPN. Grazie al vostro supporto nei miei scorsi mesi, tutto il mio canale è direttamente supportato da NordVPN. Tramite infatti il link in descrizione o nel primo commento avete la possibilità di supportarmi direttamente acquistando uno dei servizi VPN più importanti, oserei dire, d'Europa, se non del mondo intero totale. Tramite il link in descrizione avete grandi sconti sui piani singoli o biennali, e se doveste prendere il piano biennale per risparmiare ancora più soldi, vi verrebbero regalati anche 4 mesi a questo servizio. È un servizio importante, sicurezza, serie TV dall'estero verso l'Italia, film, lo sapete, molto importante. Non solo supportate voi stessi con un grande servizio, ma anche il mio lavoro e tutto quello che vedete che è reso disponibile proprio da loro. Vi lascio al video. Poi li posso giocare che se io... Sì, dai, tu inizia, dai, tu. Vai, cazzo ritto. E allora vediamo, nella ball verde abbiamo Franco per Ainub Spawn Giovanni, perché è un po' di tempo tutti, c'ha questa posizione che andrò a lavare. Ok. Esatto. Ok, ci sei Giova, Leo? Perfetto, vedo il fisico con una difesa molto alta, ma purtroppo allora, pochi attacchi di coverage. E ricordiamo che anche questo, nonostante sia iniziato con un minimo di astio, è un versus dell'amicizia. Guarda, amicizia. Anche è se è iniziato parola. Un po' con un cazzo, dove cazzo è quell'imbecille di Leonardo? Però, no. Io non ho speso nessuna parola cattiva nei tuoi confronti. Semplicemente detto è Leo, almeno ragazzi. Si sapeva. Una volta qua sono scusato. Facciamo dico semi scusato perché no, in realtà ho l'influenza 38 di febbre, quindi amore. Non sono probabilmente al top delle mie cose. Però no, ma non vogliamo sapere che cosa teniamo. Poi il nostro editor è tornato dal Games Week con 40 di febbre, gli abbiamo detto devi finire questo video tipo subito, ciao. Iniziamo quindi, vediamo il primo try anche di Leonardo Bru, detto Leo Bru per gli amici, che a lui piace tanto essere chiamato Leo Bru. Mamma Leo mia, Bru, il tracker, la ball blu. Allora Mattia, cosa ci sarà all'interno della ball blu di Leonardo? Smetti un attimo di rompere il cazzo, un secondino solo, poi torniamo no, a fare il piano. Facendo l'unico che sta facendo sì, il suo lavoro. Ok, ma dai, non puoi tornare a valle. Non è, sei dai, buono, guarda. Lo togli. Nozzi, sei buono, ha trovato Kingdra. Se è buono, lo togli. Le regole. Puttana. Beh, insomma, dai, buono, un parolone. C'ha 9-9-9, dai. È una mezza merda, dai, va bene. Assurdo, l'unico, allora, l'unico che sta provando a fare effettivamente il caster sono io, stato sì, un mutato. Attimo, mutato. Un attimo, io un secondo veramente solo. Non ho dato parole. Che, dato che siamo entrati nel vivo dell'azione in meno di un minuto, io ricordo che questo è il versus Giova contro Leo Bru. E in palio per la Fantapil, come ha detto il signor Delmo, ci sono un paio di scarpe fantastiche, incredibili. Link in descrizione, oppure scrivete scarpa, va bene. E anche le carte dei Pokémon. Bravissimo, e anche 10 box belle, del 751. 5 al primo, 3 al secondo e 2 al terzo. Quindi scaricate l'app Fantapil, giocate, che magari se avete prime vi prendete a casa soldi e fama e sborra. Il versus sono 20 try, chi fa più punti prende anche i punti dell'altro. Ci sono 5 fatiche che abbiamo già visto, non le ripeteremo. E adesso Delmo ci dirà come è possibile che Leo Bru sia arrivato tardi e abbia fatto Out of Brock già
Come fa? Come fa? Autobrock? Grazie, a posto. Perché questo Pokémon è considerabile, diciamo, che il nostro collega Luca Altena, detto Drew Thunder, direbbe: ma è un Godmon, Petto, spingere. 500? No, quello non è Vez, è uno che deve ancora i sub della filtre. No, no, della 1 e della 2, no, però, vabbè. Ma lo ricordiamo. Un saluto, giovane. Memorie. Vediamo che è tutto sbilanciato in attacco HP e velocità, purtroppo con grosse carenze di vitamine nelle difese. Ricordiamo che i giocatori, quando vorranno, potranno caricare delle ROM speciali dove il livello dei loro avversari è ridotto a solo il 60% invece dell'80. No, non è vero, il 40 invece del 60. Ma sarà più 6 di tutto. Ma sostanzialmente potranno evolversi i Pokémon ogni volta che questi andranno ad affrontarsi l'uno con l'altro. Questo è un castoro. Che bello, sono felicissimo. Ma guarda, sono elettrizzato. Scusate, Giantana. Se lo batti è fatica. Se lo batti è fatica. Sì, fatica? Nel frattempo muore il primo try, il primo vero try, perché ricordiamoci che lo Scizor non è mai esistito come le tasse che ha evaso Poli nel 2017. No, bisogna rimanere il proprietario dopo tutto. Anzi, eh? Come quelle famose foto di Gallipoli. Thunderpants, capiamo. E poi è Kyogre con Drizzle, ti farà molto male. Come quando... non può missare, quindi vado... Allora, puoi curare nella speranza che impazzisca e faccia memento. No, non può farlo memento. Vediamo, quali sono i miei preferiti. Attenzione, ha cambiato uno, signor Giovanni. È entrato un... Porca puttana. Ma guarda che mosse, ok, fa tutto porto... cagare, ma guarda che mosse. Continuo a dire che le mosse delle ROM del Versus sono diverse. Sono migliori di quelle del... Vero, non riesco a aprire gate, quindi me ne sto zitto, ragazzi, però... Mi sembrate chi è che diceva Nanni nella scorsa Nanni. Pilla, ma la fede, no, ma ragazzi. Anche se fosse, non vuol dire niente. Va bene, anche se fosse, se l'hai fatto per uguale, lo show, va bene. Ragazzi, caricate 100 ROM di normali e 100 ROM Versus e troverete che non cambierà un cazzo di niente. Gesù Cristo. Guarda, Delmo, le ROM erano migliori perché c'è lui, Poli, qua. Luigi? No, pensavo lui. Pensavo lui con la V. Mamma mia. È perché c'è Poli, che le sue sono migliori delle nostre. Essendo che c'è lui qua adesso. Ci sta. Sì, ma attenzione. Perché, splash per Leobru da Oddish. Splash! Sta facendo splash. Sta spammando splash. Ah, lo devo fare, aspetta. Ok, Landi, benvenuti in questo nuovo Versus. Oggi vedremo le papere di Leonardo Bru contro Ainub Giovanni Leveghi. Ma sei Gabibbo o Giuliana? Sono entrambi. è Giuliana che fa il Gabibbo, probabilmente. Non è Luca Altena. Quando muore Luca Altena, anche nella laterale, mi seguo. Quando muore Edoardo, uguale. Tecnicamente, no, azzarda il counter, guardalo. Azzer. Guardalo come prova a farla, adesso... farla proprio tattica questa uscita, guardalo. Questa è la... Dai, ma ti fai danni di paperino, no, ragazzi, perché come mi è stato fatto counter? A fallire? Come hai fatto a fallire counter? Hustle, fallisce, certo. Ma hustle nel senso di buco di culo... Ma dai, fallite una... Vabbè, questa volta non ho fatto vedendo male. I danni che fa lui, secondo me Slash ne fa di più. È pazzesco, è incredibile. Questa è una fatica, secondo me, vorrei dire. Ma ti conviene missare sì, counter a morte. Fatica, sì. No, devastare, missare no, counter. Missare, dai, dormi, è facile dormi, missare dormi, counter, vai, basta dormi, essere dormi, più veloci. Nel frattempo vediamo un topo gonfio che prende a testate Vigoroth. Il problema è che non hanno attacchi poco comunque dentro. Quali, ma non sono 5 i turni massimi di dormita? Sì, infatti ne hai fatti proprio 5. Ah, ok. Capisco. Ma sono skippate le ronde versus, ragazzi. Questa giova. Non farmi ipnosi, godo. Gode, Riolu, ma non livella neanche, lo sapevo che non livellava neanche, Ma soprattutto, secondo te, Leonardo, Vigoroth, a quante atmosfere sborra? Non credo come tutti gli altri. Swagger! Due e mezzo. Entra Water Spout abbastanza da forare un corto pezzo di cartone. Fare almeno 100 lanci nello spazio dando la colpa di Oxys e provarlo. Danno interessante. Okay. Vediamo se Giovanni continuerà con la sua tecnica. Riceve una petalo danza. La vita scende vertiginosamente. Ma entra Slash, prova, uccide Wigglytuff. Il campione. Dopo la donna. Attenzione. Siamo ancora confusi. Torkoal. Ai. Ho finito le pozze. Ai. Come affronteremo questo Torkoal per Giovanni Leveghi? O Leveghi? Vai di spauto. È Sdrucciolo il mio cognome. È Leveghi. È Leveghi. Pensavo che fosse Sdrucciolo. Ma non mi sono manco evoluto. Sarà sempre dentro i nostri cuori. Ah, posso chiederti una cosa? Tipo, te sei il capostipite di questa cosa, Mattia. Perché ogni volta che perdete, ricaricate la ROM per vedere in cosa si evolveva? O cosa c'era allora, nell'erba? L'ho fatto solo ieri per il fegato proprio spappolato. Dipende.
talvolta soffri, talvolta soffri molto meno. Se dici dici vabbè, era una merda. È solido quel Crobat lì, è molto solidificanti bus, eh. Molto serio, eh. Bello, ricordiamo bello, a tutti bello, che eh, questo sabato alle 4 Poli sarà a Zara, a Dry Skin. Non avevo magliette, letto, un attimo solo, Delmo fammi fare capire una cosa, sì. Le ROM dei Versus sono facili. Lui ha idrocannone stab, lui ha Dry Skin. Godo. No, e prima sì, allora, Poli, se vuoi tirare acqua al tuo mulino, fai pure, No, ma però guarda, no, anche entrambi tutti consapevoli però, del... Ma è strano che tutti abbiano una stab? Tutti. Ma non avevano la stab? Non aveva la stab? Per esempio, Shinto non c'aveva la stab. Prima Blast non c'aveva la stab. Secondo me, Rimperius era coinvolto in Mani Pulite. Beh, questo è estremamente probabile, ma per altre cose, non per queste. Guarda come cresce quel Crobat, una bilancina, ma non sembra spacci. Bruma, sali di due... La bad della pil, con i punti tu scommetti e poi vinci della pil, c'è la bad. Non ci posso credere, dai. Storm per quattro. Ma è al 3, lo volevo solo guardare un secondo. Ma le ROM del Versus sono più facili. Poli, stai morto zitto, all'erba. Stai zitto. Morto da una per 4 all'erba. Ma sì, ma il 3, avevo 9 di cosa, avevo 30 e passa di vita anche. Attenzione, l'Ebru ha due strumenti, di cui anche uno status. Se non utilizzerà nessuno di questi nella grotta, farà una fatica. Il rutto era extra, scusatemi. Posso fare la sigla della fatica? Fai la sigla della fatica. La fatica... È incredibilmente breve comunque. Sì, era più un jingle che gli dà da cambio scena. Un random sound probabilmente. Leonardo Bruce si accinge ad affrontare l'Elite Trainer. Devo il fare primo... la sigla dell'Elite però. No. Vai. Aspetta, no, aspetta. Ecco l'Elite. Vai. Va bene, sono molto brevi, sono dei random sound. Sì, sono dei jingle rapidi. Shroomish muore. Entra Honchkrow, il Pokémon che ricordiamo fascista. Rivorrebbe dei tempi passati. E gli entra un Blitz Kick. I PS scendono vertiginosamente. Ho sbagliato. Come? Ma Tyrog la plume del pick. La fatica? La fatica, dottore. La fatica fatta. La fatica. Leonardo Bru ha questo shodo. Godo. 120 punti. Fatica. Se vince Leonardo Bru dopo il ritardo, sarò il primo a dire no, non è valido. Sto vedendo anche un Tauros a livello 8 su Giovanni. Fassad e Ovo Bomba. Oh, è incazzato come un boss. 24 di attacco, dottore. E Leo Bru si accinge a tentare Brock. Delmo, tu su chi hai bettato in Fantapil? Aia. Ho bettato su Leonardo. In onore del vergognoso Versus. Ovviamente niente contro Giovanni, ma in onore del Versus. Va bene, non mi offendo io per queste cose. Caster riparte, ragazzi, no, caster riparte. C'è bisogno di fare una regolarizzazione. Mantica, il primo Pokémon, 340 base stat, tipico di Lucaltena, Dread Thunder. Questo. Ne arriva un secondo, secondo Plasl. Plasl, con la super efficace? Ovviamente un altro Pokémon meritocratico. Guarda che Plasl lo sottovaluti, ma c'ha 400 passi. Ma c'ha un cazzo! No, poi no. Power Jet per due! Attenzione! No, niente. 6 danni. Attacco di Paperino. Che danno è? 6? Che fa qua, gente? Non lo so. È sicura, no, perché il proposto non gli fa un cazzo, quindi sto cercando di tenere i punti. Ah, l'avevi già provato? Ok, scusa. Sì, sì, no, guarda, che... te lo faccio vedere, anche per amicizia, te lo faccio vedere, visto che non l'avevi visto. Cioè, vedi? Mi sa che vabbè, è quasi... Siamo lì. Il punto a questo Crobat, perché... Oh! Posto. Eccolo lì, hai visto? A posto, crit partigiano. Bastava il critino. Sì. Che cazzo vuoi farmi tu? E sempre come insegna il VGC, ricordiamo che se una mossa non ha 100 di accura, sì, ha 50. Questo sa un po' di... Ma come fa male questa? Ma come ha fatto? Sta attento, vediamo che i try aumentano pericolosamente per Giovanni Leveghi. No. Silverwind colpisce Crobat, lo manda a 15 purtroppo, PS. Lab... Pozione, entra. Non perdona. Silverwind ancora una volta, 28 pozione PS. Pozione entra, che cazzo vuol dire? Com'è possibile che fallisco la pozione? Entra uno Skull Bash forse. Pozione entra. Ma morirà prima il Glaceon. Sludge Bomb. Non ci posso credere. Da stab. Mi tolgo. È giusto, ragazzi. Se vince, se prende Steel Wing, se esce da Brock, è invalidato il Versus. Sì, sicurezza, fatto... togli Steel Wing. Dipende. Farei più cover. Farei più cover. Caster, vuoi missare Steel Wing e morire da Caster? Da non puoi aiutare. Caster, che cosa cazzo fai? Non puoi aiutare. Non missiamo le cose. Stai non zitto. Missiamo le cose. Deve fare lui. No, sto dicendo le opzioni. Vado di coverage perché no. Warm Dam. Che vabbè, una simpatica per 4. Attenzione, lancia fiamme. Esce Manetric. Ne manca uno. Io sono attirato dalla run di Leo perché non sono mai arrivato lì in quella nelle mie run del Versus. Non serve. Buono, a posto. Buono. Sigla? Brock. Non più. Brock. perché non è più Brock. Okay, Entra Hunter. Perché quale... ci sono sempre i cazzo di Ghost in questa... In questa... Vabbè, Dig. Dig. Dig è 160. Va giù. 160. Non fa assolutamente terremoto adesso. Va giù in tre colpi. Ma Curse... Guarda che culo ha fatto Curse e Spettro e t'ha missato. Non entra la Curse, ma lancia fiamme, uccide Hunter. 5 punti per Giovanni, mentre Leo deve sconfiggere tutti gli allenatori. Tolgo la bacca. Ma ne mettono, di Spettri qua dentro. Ma tu sei abbonato a Rotom.
Attenzione! Oh, oh, Pokémon si è rotta come sta. Forse la qui c'è la scelta perché Acqua Jet in realtà è su. Ah, sì, c'ho sì, l'attacco vabbè. Di Paperino, godi! A posto. Giù! Fatica. Incredibile, fatica. Attenzione, Leonardo macina punti su punti. Era meglio se non si presentava. Non bello. Posso dire che sono indegno? Posso essere io, indegno? Caro. Posso essere indegno? Siamo indegni. Manetric, pochi PS contro un Rotom, pochi PS. Ma lo uccide, 5 Metal punti. Burst ho preso. Devo fare qui 50 punti senza 50 usare punti oggetti. Senza yeah, oggetti. Tiranitar il primo. Molto male per il nostro collega. Ma 600 va bene, no, di BST cannone. Per... Ah, 5. Bro, 600 niente. BST vanno bene per la fatica? No, sì, che non va bene, lo solo, sai benissimo. Solo Sedeoxys, ma Sedeoxys sì, va bene. Leaf Storm fa molto di più. Secondo perché me è fa un più male critico. Di Gio comunque, insomma, ma sì, infatti non capisco adesso perché. Adesso vediamo. Ma sì, ma lo shotterai. Ho ragione io, capirai. Ecco, ha fatto pen e split. No, ha fatto pen split, hai sbagliato a leggermi, sa Andrea. No, era pen e split. Hai sbagliato a leggermi, sa Andrea. Hai sbagliato a leggermi, sa, Attenzione, guarda, ci pensa, collega, ma continua a pen splittare. E il problema è che la vita è molto bassa per Manetric. Che si vediamo un piccolo Zapdos che mura Crobat, eh? Piccolo Zapdos che dice a Crobat: no, 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 non attenzione, si fa che muore. I PS sono scarsi, ma Crobat può ancora andare a curarsi. Questo era un trainer elite. Leonardo Bru si è appena preso 20 punti e neanche lo sapeva. Terremoto, sì. Questo è Leonardo Bru, è quello che ha rubato lo sprite a Leonardo Bru. Questo è il trainer, vai. È l'ex Pokémon ha? 3. È come il vecchio della torre in cima. Purtroppo il primo è Luxray. Un cane contro un altro cane. Block. Bello il danno in di rain. Per un altro e muore. Ok. Il primo è andato fatica. In Trespion che la è un Madonna, altro Pokémon molto miliardo. Forte. Sì. Vediamo. Leonardo si sta farmando il danno è miserabile. Prova la dig. Si nasconde sottoterra per poi colpire il cane. Ricordati però... Leonardo di uccidere tutti i trainer, restaci attento. Anche quello in basso a sinistra. Bravissimo. Tutti, se c'è scritto. Poi l'ho fatta tipo quattro volte la fatica solo per Pokémon merda. Infatti l'abbiamo tolta. Attenzione, Gelopugno quasi uccide Crobat. Chissà che è finita. E non lo è, se ci credi. In realtà lo è, anche se ci credi. Hai ragione. Grazie Delmo. Non ci posso credere. Aia, che male. Ora basta solo one-shottare ogni cosa, Leo. È molto facile, lo fa sempre il Masseo. Ok, fatto. Continua a farlo per te, va bene? Eh certo, devi farlo per me. Vorrei imparare l'esplosione. Fallo. Fallo. No, magari ti conta l'allenatore. Vergogna. Hai perso un momento di content. Ah, Tezio! Ha detto? Ho paura. Otto è morto. L'ultimo? L'ultimo due? Vabbè, Cubone va giù, se no veramente guarda, Certo. Acquacette sotto... No, oddio, non lo so, aspetta, facciamo due conti. Non facciamoli, deve farli lui. A parte che è semplice farlo, questo conto, non è molto complesso, però vabbè. Sarà un lungo laboratorio se siamo contro... Oh no, piove adesso, cazzo, piove. Ha messo la pioggia Cubone quando è entrato. Non l'avevo vista, perché c'era, esatto. No, perché c'era il sole prima. C'era il sole prima, non avevo visto la pioggia. Oddio, è proprio lui, il Pokémon preferito di Poli. Non è vero. Quello è... con tre cazzi, guardalo. No, oddio, attenzione e... Dai, Mamoswine contro Happiny, Giova, per favore, Quanti Restore ha? Vabbè, dai, ce la dovremmo fare. Ma è il terzo Full Restore, quanti ne ha? Mi sa però, 4 a sto punto. Ok. Tre Full Restore. Lane fatto, vecchio di merda, esploso, a posto. Lane... fornisce 50 o 40, non mi ricordo. Non fare punti. Troppi attenzione, Mamoswine impara Dragon pezzo Rage. Pezzo di merda, godo come un pezzo di merda. Attenzione, Dragon Rage la carria fino a Brock, almeno fino a Brock la carria. Questo Pokémon può ristabilire equilibri. Sì, sì. Vado allora. Attenzione, prego. C'è lui, giusto? Abbiamo blu per Leonardo Bru, per Leonardo Bru. Per Leonardo Bru. Sei Pokémon. Send attack. Il primo è l'Elkanto. Ci credo. Dovevo imparare Miracolai. Viene colpito. Relicant colpisce. Gioco con la precisione. Save the strat. No, Crobat sta per morire. Non morirà mai. Sta facendo rosso. Sta facendo blu. È morto. Roll out. Bellissimo. È arrivato rosso. È morto. Quindi ora Leonardo farà 18 non out of luck. Giovanni sta per fare forse una fatica. Lo vedremo tra pochi Pokémon. Il Pokémon senza debolezze. Un Pokémon senza debolezze. Porco Giuda. Fa una grande mossa. Vero che noi siamo pure rough skin. E infine il secondo Pokémon senza debolezze. È pazzesca questa cosa, è disgustosa. Embargo, questa cosa. Niente, lascia perdere. Puoi colpire, uccidere e prenderti questi 70 punti. Dai, godi. Leo, sì, Leo, gli hai noob. Horn Drill.
Ondrina è un'altra penso. Mossa. Fatica, fatica, fatica. Ho già ghigliottina. Ma non c'è questa fatica comunque, è la pill scorsa. Avere quattro mosse di one shot, sì, esatto. Bella però come fatica, tipo 3000 punti. Nel frattempo essere. Leonardo Bru prende un Gardevoir, che è un suo preferito. Segotti. Molto bilanciato, ma con solo 12 di special attack. L'attacchi un po' bassi. Giovanni non no, ti dai, sei ma curato. Per piacere, ma è andato dritto da solo, ma gioco è di vero, merda. Allora fai così, muori. Non muori. È curato? Muori. Vai e lancia Pokéball finché non ti ammazza. Trollando la sua ok, sei morto. Ora ma è fortissimo, ho one shotato allora. Ma non è un Gotham quello di Leo? 12 di attacco speciale, ragazzi. Cosa mangiate? Cereali e merda. Aio, Ninetales. Ah, questo one shotava, ricordiamo. Non è un one shot, ha fatto una mossa. Un one shot, ha fatto qualcosa. Invece parla del versus di Pokémon, che ci importa la sega. Guardate i biscottini bellini ha fatto Silve. Silve? Chi è Silve? Silveon. È un Da sposare, non si vede. Va bene, attenzione con Masken. Dragon Rage non muore, fa un profumino, ma che non succede nulla. Ancora Dragon Rage, mancano 4 Pokémon. Dobbiamo farne un'altra. Magma Storm intrappola e fa un danno devastante a Mamoswine. Io faccio un po' di punti. Impossibile mettere fuoco. Punti evoluzione ci sono, giusto? 10 per l'amicizia, 50 no, se evolvi normale. E se per la pietra? Eccolo. E 50 se evolvi con pietra. Ok, faccio con la pietra allora. Come amo scindere una ni ghigliottina. Eccolo qua. Ghigliottina su Houndoom, è entrata. Bisogna recuperare il Dragon Rage che abbiamo sprecato. Attenzione. Un'altra ghigliottina. No, questo qui si può heatwaveare e capire. Muore dei capi. Io trasto questo Eevee. Dodrio fa trash. Fatto una fatica nel frattempo Leonardo Bru. Allora, abbiamo 70 punti per Giovanni Ainub perché ha sconfitto Brock, mentre dall'altra parte Leonardo Bru ha evoluto un Eevee con una Leaf Stone, non è vero, con una Thunderstone ha preso 50 punti per la fatica. Quello di Poli. Raichu è tuo figlio. Sono Fabio, quello di Poli, mi ha costruito. Attenzione Raichu, un HP che muore, Leonardo Bru carica il Dynamo. Ah, 4. Il presidente lo butta giù. Questo era leggendario di allenatore, vero? No, questo qui. È questo? Sì, Paolo. Vabbè, forse andava a curare. Scusatemi, Aaron. E Lola li mantiene tutti. Porcaccio. Con i soldi della Pin. È andato sott'acqua. Dive Network. No, sbagliato. Questa è una mossa. Dive. No, dai, perché faccio le trollate? Cosa hai fatto? Gli ho fatto Heatwave per dargli il colpetto. Ma perché non fare Dragon Rage? Ecco perché perdi. Ti risparmi un pipì, te lo dico io. È l'ultimo Pokémon? Non è l'ultimo Pokémon. Sono 3 in totale. Ma sei altissimo. Com'era la frase del risparmi un pipì? Allora, io mi ricordo che su di lui, quando su di lui gli faceva extra senso, lui non moriva. E allora mi sono detto, vabbè, devo fare Fire Punch perché tanto fa più danno. E vabbè, poi tutto quello che è nato dietro. Flame Wheel, esatto, che manda me le a letto. Me le cerco in tutti i modi. Posso dire che purtroppo sì. Però muore di Rugskin. Rugskin fa sempre il suo sporco lavoro. Fortissimo, e se abbiamo imparato, come dice il nostro amico Creepy, che l'ultimo Pokémon è quello che non ha le Super F, nonostante ne possediamo una, due, tre, quattro, cinque, vediamo. Vediamo. Perché ricordiamo che la vittoria di Poli con Claydole era una roba simile ai tempi dimenticati della prima Kaizo, quando era bello. Quando era bello, ve lo ricordate quando era bello fare la Kaizo? Quando era bello e quando di mezzo non c'erano tutti questi script, che soldi schifo. E la voglia della fama, mamma della mia. Pilla. Dobbiamo quando vincere la Lega ritorno. Era commovente. E Mamoswine ci abbandona. E purtroppo l'allenatore non ha dato l'amore necessario al Pokémon per far sì che questo potesse prendere 20 punti extra. Bello 6 e 6. Bello 6 e 6. Ma ce la facciamo andare bene. Attenzione, Sablai con 23 di attacco e 17. Se attacchi lo curi. Fatica con Pressure? Bink, Acco Pressure. Neanche no. Oh, Acco Pressure. 380 Sablai e è simpatico. Sì, era meglio Cosmic Power, mi sa, qua. Però vabbè, era meglio se stavi zitto, imbecille. Vabbè, ancora così però adesso, Troppo forse è troppo astio, ci ho messo. Un po' troppo. Attack order su Sablai, okay. Purtroppo riceve del danno. Ma noi diciamo lo stesso con Roar of Time. Scontro avvincente. Super Vero TV, l'unico programma che sta al giornalismo come l'alluce valgo sta all'alluce. Siamo qua per vedere l'incredibile di partita di quel Munchlax da parte di Sablai, il Pokémon senza debolezze ma con un grande cuore. Mi sa che sei morto, Giova, Sarà uno stallo alla messicana devastante, poi morirai. Stava caricando il colpo. Start E, A e poi B.
Ricordiamo che entrambi i trainer non hanno ancora caricato le due speciali ROM che evolvono ogni Pokémon ad ogni livello. Ogni volta che si raggiunge l'esperienza necessaria per aumentare il livello del proprio Pokémon, si evolve e cambierà in uno randomico, ma c'è il rischio, caro il mio amico Mattia, collega caster, che si crei un loop di evoluzioni. Potrebbe succedere che ogni livello diventi sempre lo stesso Pokémon, quindi puoi anche prepararti, puoi sapere le statistiche del Pokémon e prepararti allo scontro dopo di conseguenza. Peraltro, piccola easter egg che nessuno forse sa, inizialmente nelle ROM delle fatiche delle evoluzioni ci dovevano essere delle fatiche diverse basate tutte sulle evoluzioni. La merda di è morto. Una delle fatiche era proprio chiudi il ciclo evolutivo del Pokémon. È successo due volte probabilmente, basta, però va bene. Solo a me che Meditit Bronzong, Meditit Bronzong. Domanda, il fatto che ha cambiato con Magnezone e non ho mosso super efficaci è una brutta cosa, vero? Vabbè, c'è un out, però non te lo dico. Un out c'è, ma purtroppo non te lo dico. Me lo alzo di... Te lo alzi col dito nel culo. Te lo alzo, attenzione, sì. Magmortar! È grosso, no? Pokémon Pene Blu, guarda, un dildone. Però Barboach con Ice Beam? Ice Beam sull'alberello, ci sta. Beh, è meglio che... era meglio Magmortar probabilmente, però. A posto. E Sableye ci abbandona e Leo carica il try numero 5. Try numero 5 mi hanno insegnato da fanciullo che forse diventa il migliore. Vediamo cosa farà Giovanni, farà Sweet Kiss, andrà direttamente a congelare questo Cacturne. Ominous Wind, Stab, addormenta, confonde. Beh, non Stab, però ok. Come non è Stab? Non è mica buio. No, sono rincoglionito, aspetta. Spettro e buio, bro, non li posso comprendere, zii, veramente. Io non riesco a ricordarmi spettro e buio la differenza. Si autoitta! E uno è spettro e l'altro, guarda un po', è buio. Tartaruga gonfia, attenzione. Vado a ricordarmi la pozione che non si deve usarlo, ok? Impara Mudshot, Stab, peraltro. Blastoise con Rekkles. Tu lo sai, Poli, in che giorno Rekkles compie gli anni? No. Ok, che devo fare la domanda. Ma è una persona, Rekkles. Credo un giocatore di League of Legends. Conoscete chi è Rekkles? Penso una persona. Purtroppo se gioca League of Legends avrà dei problemi. E qui abbiamo un esempio a schermo. Guardate Giovanni e Noob come si è ridotto dopo anni di gameplay sul gioco della Riot Games. Ieri sera Leo E Poli nel lotto, attenzione, lo vuole comprare. Sì, Giovanni, quanto offre? Lola, ciao Lola. Lola che ce ne sta cercando di dirmi. Allora, avrei bisogno di cagare, Poli. Adesso questa qui, ragazzi, è una piccola uno show di come funziona la cattura facilitata. Vediamo la ROM di Poli. Non così. Con la stab, morti. Ma come con la stab? Ma non è lotta, non è lotta Focus Blast, che cazzo stai dicendo? Ma ora entra, l'ho visto. Sì, ma lui entra, non è stab, lui non è lotta. Entra. Lui il mio è aura sfera, per me lui è un lottatore. E adesso entra o ci scappo? Al 16 entra. Magari ci scappo. 16 velocità. Scopriamolo. Non entra, io lo so che non entra, però vediamo. Però Delmo ha detto che entra. Delmo ha detto che entra. Mio padre. Io ti dico Delmo. E Delmo finora sta sparando sentenze. Quando dico c'ho il cazzo più grosso di tutti i partecipanti della PIL, entra, con cognizione entra di causa. Oh no, peccato gli attacchi. Però io non ce la facciamo andare bene, ce la facciamo andare bene. Se impara le mosse fisiche, godi. Vabbè, non è se mia nonna fosse fascista, io non sarei qui oggi. Probabile. in che senso se? No, se io allora fossi fascista, non sarei qui oggi. Moreno Mice. Empoleon per entramboli. Bello questo è il vediamo vento. Il tuo vedi Empoleon. È andato un po' meglio. Lento violento. C'ha Iron Tail Stab, però 75 di precisione, muore ed è lento. Mi sa che questo lento, qua violento, lo trasti ma fa una fine lento, memorabile. Contento, passa lo prende 5 di attacco alla volta. Io vado sì. Solo di Mac Punch. Sui cune per ai Noob Giovanni. Questa è la copertina. Cristallo è la copertina, no? Non è un 670, mi piace. Entra Acid Armor. Ma è paralizzato il signor pinguino. Beh, è toccato tornare a fare Power Gem probabilmente. Ma te la difesa spoglio, è a più 4. Ma perché? Cioè, è perché ha più questo 4, qui c'ha Acid Armor, è a più 4 di difesa, non so. Ma lo avvelelli, no? Lo avvelelli? Hai detto avvelelli? Attenzione, danno speciale importante. Madonna che sassata. Ma com'è possibile che tu gli abbia fatto così tanto e così poco con Power Gem? Gli ho fatto una era 240, l'altra una 70. Perché 240 aveva vero, quello change? Mattia Vetri? Perché ha crittato. Ah! Ho crittato, vero, no? Ok. Metronomo, te la fatica? Stat! Oh, Metronomo, è fatica? Devo batterlo pure? Fatica, però Arceus è fatica. Direi abbondante. Devo anche batterlo pure? Lo devi uccidere male, sì.
Fatica per i noob Giovanni Leverst. Devo fare, no, devo fare il jingle della fatica di Giovanni, che no, potrebbe recuperare grazie a questa fatica 50 punti contro Zeus. Bravo Giova. Grazie, tante. Ah, bella, il fit, questo è il featuring anche, non è una cosa bellissimo. Bellissimo. È un... Muore Pugliena, prende 5 punti Leonardo Bru, il punteggio si sta... Attenzione. Un HP per Manetric, che è ancora vivo e rimane ancora fatica? In piedi a combattere. Fatica? Un HP esce dall'hub? No. L'ho fatta oggi, ma purtroppo è da lunedì. Si entra dall'elite, con la fatica, mi sembra, per Giovanni, ai noobs. Sì, allora, Mattia, io ho questa domanda entra, per i tecnici dei Pokémon. 1, 2, 3, si entra dall'elite. No, 1, 2, 3. Si entra dall'elite. Però com'è che il metronomo Manetric che uccide? Va bene così. Non è il fatto che il metronomo due volte va curato. È a caso. Non è bannabile. Giovanni ha trovato una mossa. Io vi ricordo, ragazzi, Thunder o Focus Blast, che avete Thunder, dai. Meno di un'ora per finire il versus. Thunder. Ma non è possibile! Ha pescato tre volte una mossa di cura su 4! Thunderfang! Stab! Metronomo! Dai, che la fai? Ma ancora ha preso 4 volte la stessa mossa su tutto il moveset! Madonna! Metronomo? Mi sarebbe servito adesso. Boh, a casa. Sketch. Impariamo. Posso avere i punti, la fatica, parlare con Poli e altre Giovanni cose? Giovanni ai noob prende 70 punti. Ora per sconfitto Leo o no? Non so se ti hanno già messo i 70, ma di sicuro sei più vicino. Lich Seed. Subisce i semi. Power Jam. Qua sono cazzi tuoi, te lo posso garantire. Entra un Avalanche, purtroppo il problema. Poison. Quindi adesso devo fare come Mario Sturniolo e provare Sketch per tutta la notte? È licizzato, sì. Dai, ma non... Ma che scammata. È licizzato. No, ora... ora trovi Fulmine da... No, ma io ho disimparato Focus Blast, dai, ma che vita. Dovevo saperlo. E come cazzo faccio io a scoutarlo? Focus Blast, sì, forse avrei tenuto Focus Blast. Vabbè, ma Sketch me lo prendo dagli allenatori, dai. Il signor Poli a posteriori anche io l'avrei tenuto, Io avrei tenuto Focus Blast perché Thunder è una mossa un po' di merda. Focus Blast copre molto di più di elettricità, però... questo è un altro discorso. Lo catturo. Purtroppo, Giovanni... Sterzi cazzo di try. Muore e va bene, però va bene. Carica il try numero 12 con 515 ma punti. Quando Electivire contro mi sembra un buon lab questo a me. Si può riuscire a non uscire da questi lab, te lo dico. Scusate, ma pick up è raccolta, quello che prende gli oggetti, sì, che è giocabile leggi. Ma sì. Quanti Pokémon hai buttato con pick up? Oh no, non che mi interessi in realtà, però ragazzi, non è valida al fine della pill per la fine della Kaido, secondo me pick up. Ma che cazzo? Le regole c'è tipo vietato. No, pick up è fortissima. Ma da quando? È ci sono, a parte che ci sono abilità più forti. Ma da quando non è canonico che sono registrati nell'albo dei Pokémon al 100 puoi usare Red, grazie a Pikachu. Anche non secondo me non puoi usare gli item che c'è. Loro dicono assolutamente sì. Vediamo Electivire che si accinge. La distanza di punteggio tra i giocatori è sempre più flebile. Guarda la remontata pazza, guardalo, Payback. Ma se io vinco non arrivando dove è arrivato Leo, è la morte della pill. Se tu Leo purtroppo sarebbe la seconda volta che prende la remontata pazza. L'accetterei. Sono sempre verso dell'amicizia, sono punti importanti per tutti. Tu vivi nell'aria. Gangshot ha ucciso Manetric. No, è rimasto a uno. Un HP. È morto Leonardo Bru. Remontata di spondo. Che attenzione, si sta avvicinando. Il soldato 30 punti. Vabbè, ho fatto notare i 3 tra di differenza. Terremoto di poi come se qualcuno gliel'avesse chiesto. Ma questo... è alto! Un punto di Storm! Non mi fa così, pochi danni la sabbietta? Come Storm? Perché... Non lo so perché, ma hai sculato la Madonna! Era un attimo bloccato, ma Fanfi al 5 mi stava ammazzando, ragazzi! Avete ancora 44... No, 50 minuti di gameplay, poco meno. Allora, frullo questo. Allora un giorno capirete che quel tipo di C ce l'hanno solo. Oddio! Non ce l'ha. Ma come ti ha fatto? No, come ti ha fatto a fare 6 di Earthquake per 2? Forse perché ha 41 di velocità al 12. Sto pezzo di merda. Data. 6 andata, buona arriva, morto. È morto Leonardo Bru. Data, un bel Sonic Boom, è volato il mio Pokémon. Attenzione, allora, 5 se esco è fatica. Devi uscire Wilmer su Arceus, però.
Wolverine Swarceus. Non puoi prendere quel Pokémon, dovevi prendere la ball, quella davanti. E da una parte abbiamo Giovanni Noob, che è in fatica, mi sembra. Sì, fatica per essere allenatore, sarà. Purtroppo 25 PS. Siamo quasi PS. Pari di punti e pari di try, è incredibile. È pazzesco, la remontata è arrivata. Pokémon Lanturn. Primo Pokémon devastante. Stockpile Godo. Come i cazzi? E come direbbe Poli, questo Electivire fa un sacco di punti, eh? No. Ma che danni sono? Non lo direi, visto che fa cagare, però va bene. Thunderbolt! Come direbbe Poli, robe, rivez, petto, Vodev, Matui. No. Ok, adesso questo è, okay. Ti stai confondendo. Togepi muore, ne manca uno. Butterfree, cosa farà il nostro eroe? Come, allora, Rollout disse... come può ucciderlo? È una 30-60, ma 120, fisica. Va giù. Non va giù mai. Va giù. Guardalo, spento. Porco. No, spento. Visto. Perché come disse Poli... Per fortuna ci hanno messo l'IA killer a questi qua, eh. Come disse Poli, la facevi il salto del capretto, gli metteva dentro la sono 70 cosa, punti. Verifica. Sbaglio, sono 70, hai fatto fatica. Che è battere più una fatica? No, tu hai ucciso, hai usato strumenti. Ah, sì, non mi sono curato, ma lì non ho neanche le cure, quindi cosa vuoi che faccia? Attenzione, ai noob mette la freccia a destra e sorpassa Leonardo Bruscolo. Raga, pick-up vince più di 1000 punti. Sta iniziando a diventare pesante. Mewtwo è un 6,70 e fatica. Allora, lo ruttiamo. Porco diavolo cane. Preso Gazzotto. Nidolarm flinch, no? È più veloce lui. Io metto sempre la freccia a destra, ma vaffanculo, ragazzi. Su Cassero. Si è ritirato, quindi Bugicibo. È un palese. Non l'hai ucciso, brother. Ha trovato Bardini. Non lo hai ucciso. No. Alexis Vugicibo. Nidolarm, Roar of Time. Lo regge. Invincibile. Attenzione. Mewtwo è letteralmente invincibile. 55 punti. Attenzione, Electivire potrebbe ritrovare gli straordinari di aprile. Forse farà altri 5 ancora punti. 5 punti. Altri Attenzione, 5 punti, li ruba. Dall'altra parte abbiamo Andiamo un Andiamo a cercarci Geodude. Fatica? Delmo, ma che roba, che Flareon? Allora, faccio fatica, 4 mosse, 9 attacco, 9 difesa. Faccio 2 fatica con questo della run normale. Ciao, Overheat, Lavaplam, Flamewheel e Laster Purge. E poi a 9, madonna. Mamma mia. Esce perché siamo contro un Caterpie, quindi sai qual è il tuo out? Aspettate un attimo. Deve essere il rollout invincibile. Fermi tutti, Giovanni mi... Dicono che tu nella grotta avevi sconfitto Arceus e quindi era già fatica. Ma allora non è fatica. L'abbiamo fatto, dai. Bisogna togliere 50 ma punti a Giovanni. Ma proprio gli snitch c'hai in chat, eh? Ma guarda, godetevi gli un po'. Sbirri. No, è vero, scemo, io non li guardavo. Attenzione, Tiziana. Meno 50 esce. A Giovanni. Guardate, ho problemi di temporalità, io, di cronologia. È vero, ragazzi. Però sembrava molto più vicina, cioè molto più lontano il tempo in cui l'hai fatta, devo dire. Meno 50 Giovanni Levergears, a meno che la Matrix. Quando ci si diverte il Giovanni tempo. Giovanni Levergears. Che poi, se non te li stanno togliendo, non vorrei mai che la Matrix abbia già visto che effettivamente... Ma la Matrix ha dimenticato Giova! Di dire Arceus. Giova, sei in Evoran tu, eh? È Evorom questa. Evorom. Porco Giuda, è quella scammata. Vediamo. Già brutta la prima, eh. Però sono a livello 6, mi hai detto. Sì, il level 6. Buneari, cioè guarda, lo io andrei con Buneari, vai, muore di Delmo, smash. Delmo, muore. Questo lo prendo. Dimmi. Delmo, questo è per te. Questo lo prendo per te, eh. Prendi il presidente? Prendo il presidente. Line. È là, presidente, la Meloni. Aspetta, Arceus aveva il Pokémon con Focus Blast. Ah, è quella di prima, allora. Ato? Morti. Aspettate un attimo, mentre il signor evolve esce, 15 punti. E si prende 15 punti. Fermi un attimo, importante. Mi dicono che in realtà tu la fatica l'hai fatta, quindi è per questo che la Matrix non ti sta togliendo i punti. Okay, perché l'hai fatta perché la ROM... Arceus era nella run di Mamoswine, probabilmente. No, con Empoleon, quindi è giusto. È giusto che tu la tenga. È vero, dopo una run con Empoleon. A posto, il presidente mi ha ammazzato dopo... Si evolve e prende 15 punti. Cattura facilitata, dicevano. Ottimo, Pichu. Adesso devi dargli la caramella. Ottimo un cazzo. E facciamo altri punti. Sì, basta che carichi la... Okay. Carica già la pro... ma abbiamo proprio hittato la... Pichu Voltorb a rotazione. Voltorb subito. Cioè, allora, un attimo, cambio, fermi un attimo. Matrix, credo vi siate dimenticati i 10 punti di un Evo. Quindi vi invito caldamente a dare ma 10 punti a Giovanni. Ha beccato il loop immediatamente. Ha beccato il loop al primo, può darsi, può succedere. E anche Palkia ho trovato. Attenzione, Golduck, buono. Golduck con Ancient Power.
Lo cerca di catturare ed entra nella Pokéball. Allora, andiamo a trovare Balkia o ce lo facciamo andare bene? Beh, Zenedbat, ah, lui non è psichico. Sembra piuttosto buonino. Sembra, le mosse sono buone, devi sperare che trovi in castri. Ma si randomizza ogni evoluzione, anche le stat, vero? Sì, stat le mosse no. Le mosse no. No, le mosse mi vanno bene. E stab. Charmeleon contro Execute. Dall'altra parte Leonardo Blu, un po' di difficoltà. Flinchone. Becca il Flinch, becca il Flinch. Mirror Shot. Ah, non è Metal Blast. No, 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 tranqui. E Golduck esce e prende altri 15 punti. Giovanni Leverderelkill. Attenzione, si evolve in... Ah, grande Sidra. Lui. Stab inesistente ancora una volta. Si però da Sidra poli. Diventa una roba tipo Kingdra adesso. No, no, si evolve un po' comunque anche è acqua. È almeno acqua. Ah, ok, è vero. Non è detto che sia per forza... Diventa Kyogre? Può diventare Kyogre, quello sì. Anfarosgs. Gli faccio un damage check con Ancient Power. Acupressione. Attenzione, l'attacco sale. Acupressure entra ancora, aumenta anche la velocità. Hai provato l'attacco speciale? No. Sì, ha provato. Beh, adesso entra sicuro Ancient Power. E adesso Power, no? Esegue forse la kill e si evolve per altri 15 punti. Più 15. Porco diavolo, cane. Di là abbiamo un Roserade catturato per via evoluzione. Non è vero. Sappiamo benissimo perché Leonardo ha scelto Roserade. Perché era l'unico. Con Perish no, Song. Perché è sessabile. Perché potresti, è sessabile. Leo, potresti farti fare Perish Song nell'erba alta, eh? Fatica, Rivalry. Ah, nell'erba alta se lui mi fa Perish Song, certo, vale lo stesso? Certo, adesso lo sai. Mica è bannabile. Attenzione, Ampharos again. Pensavo fosse contro allenatori. Solo due! Esce Vuper e si evolve per altri 15 punti per Giovanni Lertilkill. Totodile. Non lo riconosco. Ah, è Totodile. Era talmente piccolo quasi, che non lo riconoscevo. Punto esclamativo. Puoi scarpa. Vincere la scarpa della Pill. Scarica l'app Fantapill. Per giocare alla Pill Fantapill. Se volete, a parte di scherzi, il vincitore della Fantapill, che sarà solo uno. Ristong, fatta. Fatta. Che sarà solo uno. Vincerà un paio di scarpe customizzate a mano da Showroom. Non ci credo. Non sto scappando. Non sto scappando. Non ci credo. Madonna. Qua, vero? Se volete, okay. Anche su YouTube in descrizione c'è il link per andare a comprare su Showroom TV e farsi Showroom TV, non so per come su TV, e farsi fare qualsiasi scarpa voi vogliate solo per gli amici di Poli. Ma non è vero, però vabbè. Si evolve Totodillo che prende altri 15 punti per Giovanni Lestil. Oh, Pokémon con un cazzo di roba umana. No, è una merda, veramente una merda. È quasi meglio Totodillo, è pazzesco. Dall'altra parte abbiamo un Ambipon con solo Water Pulse, ma Leo solo non Water gli Pulse. Interessa. Solo sull'attacco sbagliato, però. Solo Water Pulse, ma lui non gliene frega. Guarda il danno cazzo. Super efficace che sta facendo a questo Chimchar, ti prego. Megane, piano piano, l'MLM. 15, siamo super equilibrati, Confuso, Zapkennon. Che fa? Vado al danno Luminion su Meganium. Guarda. Ma se tanto non entra. No, è un trattore Luminion. Paralizzato. Galga. Ma se tanto non entra. Ecco, questo è peggio. Che culo. Dai, 4 livelli sotto. Di Alga è fatica, si è sconfitto. Rayquaza, capiamoci. Rayquaza è fatica, guarda lì. Si è sconfitto. Doppia fatica. Anch'io sono in fatica, me l'avevo dimenticato. Doppia fatica doppia schermo fatica. Chi la farà? Ragazzi, no, Rayquaza, mega calcio, missa. Solo la mia chat lo sa che sono ROM diverse. Questo ha messo tra di Spore è bannata, giusto? Spore è bannata. Spore fatica, è bannata. Fatica Giovanni. Fatica per Giovanni che prende 50 più altri 15 punti. E abbiamo pure la stab ghiaccio. Abbiamo rotto il tracker. Clicca due volte. Di là abbiamo un Rayquaza che purtroppo sta facendo un po' il cazzo che gli pare agli occhi di Leonardo Brookex. Sì, ho giocato tutto di chinesi, è l'unico... Bene, mi sa che purtroppo è un problema. Andata. Rayquaza uccide la scimmia, ovvero Mario Spugnolo. È per me adesso. È un po' la storia della tua vita. Oh, bro, guarda sto Saleo, che lento che è, ma che pazzo cazzato. Pazzo in culo con download, hai visto? Sì, ma ha 13 di velocità. Però è carino. Mario Leo? La one shot io. Carino. Ha anche fatto del danno, ma il critico uccide. Si evolve sia Leo per altri 15 punti. Diventa un umano. Cosa vuol dire, Leo? No, sei involuto, ma non è vero, ma non si può involvere. Dario, non c'è cam buggata, non esiste cam, non ci sono cam buggate. Al contrario, c'è cam buggata. Lui sta Stone Edge. Bello, appena entra sono morto. Sì, però basta che non entra Leo. Sì, no, per carità. Tu ed Elmo avete la cam spezzata in due. Cosa vuol dire io ed Elmo abbiamo la cam spezzata allora, in due? Se entriamo nel loop del ghiaccio. Ma non è vero. Godiamo. Porra. Ah, no, ma è Dario. Ok, ho capito. Sì, ho capito. Ah, ok, quindi no, dice è un riferimento al fatto che te c'hai una palla che puzza e quell'altra no. Ok. Allora è nostra trama. No, apposta. Allora pensavo fosse quello il problema, ma capirai. Faccio la seconda Evo? Credo che morirai, Giovanni, sai? Sì, falla, Leo. Sono due. Falla, Leo. Vado, ok. Non è vero che siamo tagliati. È una cazzata, ragazzi. È una puttanata.
che Dario Moccia deve dire per fare... No, ragazzi, guardate la live, siete tagliati, Dio cane. No, no, è che no, che è una cosa vecchia, è una cosa vecchia. E abbiamo battuto anche Metagross. Ma come hai fatto? 15 punti. 15 sì, punti per attenzione, padre. Attenzione, abbiamo reso il loop. Invincibile. Il loop del ghiaccio. Ma calcio, calcio non credo neanche funzioni. Porca puttana contro Snorlax. Snorlax si evolve, dai. Dai, smettila. Attenzione, si evolve ancora Glaceon per altri 15 punti. Ma che abbiamo preso? Il loop del ghiaccio e abbiamo perso l'acqua. Quanto sto vedendo? 64 d'attacco sto meta. Ezio, l'hanno troncato ieri a calcetto, non cammina però. Levitate pure. Levitate ci piace, lui ce l'ha un po' di debolezza. No, forse... Sì, però attacca domani. Aspetta. Forza. Hai detto Ice, un king questo. Ciao. Guarda che non siamo tagliati. Cioè, a te lo vedi così, ma in realtà no. Ma forse si sta riferendo al fatto che nonostante i protagonisti in questo momento siano Giovanni e Leonardo, ti hai dovuto inserire il tuo sub goal nella schermata. Guarda da Twitch. È da dove vuoi che stia guardando? Certo che sto guardando da Twitch. Vediamo dal PC. Aspetta, vediamo da PC, vediamo da PC. Boston con Normalize abbiamo. Dio, mi sono però devo dargli la carta. A me li stanno dando i punti, vero? Assolutamente grossi. Sto per fare un'altra evoluzione. Robot. Ok, vabbè, faccio. Quante volte ti sono voluti? Adesso sono morti entrambi. Più 15 punti per iNub. È che se passi il lab contro la merda, ti danno pure la caramellina. Più fatica? No. No. Più... no, non è fatica. Alakazam viene conquistato da Giovanni. Ma vediamo. È morto Luca Altena. No, godo. Adè, notizia di adesso. Speriamo sia veramente davvero vera. Hai 32 di attacco, Giova? Posso uccidere lui? È selvatico? No. Si è ucciso. È morto! Si è ucciso da solo! Ha fatto esplosione! È fatica! Non l'ho ucciso! Non è fatica, è un selvatico che ha fatto esplosione! Non l'ho ucciso io! Non l'ho ucciso io! Ho provato a scappare e non l'ho ucciso io! Non è fatica. Cosa faccio adesso? Cioè, mi prendo questa esperienza e sì, spero di non trovarlo più. Sì, esplosione è culo. Cioè. Esplosione è culo. Ma dimmi te, Dio Cristo. Mi ha tolto 5 HP poi. Alla Kazam si evolve in Bronzong. Bello, Bronzong me l'ha carriata a me la run. 42 di attacco e 8 42 di attacco, ancora di più di attacco però. Buono. 8, altri 15 per Giovanni Leveghi. Questo è un problema. Togliamoci le fatiche. Togliamoci qua dei rete vermi. Non diamo la fatica. Abbiamo solo Lugia. Dio caro, 40 di vita per Dragon Rage, 40, non ci posso credere. Ha ucciso Dragon Rage, carica una ROM normale, Giovanni. È una fatica? No. Guarda, io vorrei un po' scoutare ancora nell'erba se trovo un altro Lugia, così mi farò un po' di esperienza, va bene? Pareggiati try. Infernapio con Blast Burn 12. Però esce e poi scouti. Blastoise, Assol. Proprio un pezzo di merda, Assol. Deoxys, fatica? Non è fatica. Muore Deoxys e Bastion non procede. Froslass. Muore Froslass. No. Arriva uno Sky Attack e muore Infernapio. Mattia, ha smesso di parlare italiano. Faticato. Non perché non ha... Ah, sì, sì, l'ha fatto. Non l'ho curato, è fatica. Fatica l'ennesima fatica. Quanto punti? Esce, attenzione, potrebbe battere il mio record. Quanti livelli mi ha dato? Perché tanti. Memento di Blastoise? Ma me ne frego il cazzo, io vado di Dragon Rage, me ne frego veramente il cazzo. Ma gli ha fatto Memento Blastoise, ma dai... Ma è Memento Blastoise. Vabbè. 7,50 punti per Leobru che insegue Giovanni Leveghil. Sì. Devo tenerlo sto schifo? Aura schifo. Aia, per ciao Mario. Ti leggendario. Ti tirano un sasso, muori, però il resto ci sta. Strumento. Cioè... E si va direttamente dentro. Hai 5 Dragon Rage, sono 5 Pokémon. Buona fortuna, Leonardo Brullo. Me ne bastano 4. Non credo proprio. Ho fatto record complessivo. Non però, penso proprio. Già, o sbaglio. Doppio calcio. Resisti. Per 4. Regge. Fatica. 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 Via. 50 punti per Leonardo Bru e muore. No, posto così, va bene così. Leonardo raggiunge gli 805 punti. Sta per diventare, e tra un paio di lab è per forza il versus con più punti in palio ad oggi. Complessivi sì. Forse non ti batte il record e Delmo potrai flexare questa cosa ai tuoi figli. Ma Le palle si muovono da sole. Parla tipo così. Giratina per iNub che se ucciderà farà fatica. Andiamo a fare 8 danni alla volta. 8 danni alla volta perché Nightshade è l'unico. Non morirai mai. Non penso. Compenso c'è Svampert con Spora. Dratini Sporo dorme. Addosso, lo riempio di Spora. Che lo puoi sporare con Sporo degli occhi. E Columbro, peraltro, per gli perché amici. Si risveglia. Ha Sleep Talk lui. No! Incredibile. Ok. Infatti non lo capivo. Vabbè. Ora legit e prendi Sleep Talk. Veramente. Sì, no. Questo è incredibile. Boh.
non lo sì, so. Ma è anche 9 di attacco speciale. Vabbè, lo shot è allora 4. No, sei morto, Godu. 3. Ah, guarda che lì non è più qua. Attenzione, Citrus Berry per Maccato. 3 tra i Thunderfang con 12 d'attacco. Dai, non è malaccio. Ok, avvelenato. È fine. Dai, vai, ce la faccio. Ecco, sprecata. Sprecata. Però sei fuori. 5 punti per Giovanni. Dall'altra parte abbiamo Giraci bannato. Poi Giracina e quindi prenderà Rhyperior. Rhyperius. È riprende Rhyperius, bro. Oh, che merda. Oh, è proprio una schifezza, cazzo. Sì, sì, no. Roserade Kirli a orca puttana. No, vabbè, Licky Licky, però Licky Licky è preferito. Però è contro Blissey. Cazzo. Vabbè, comunque meglio, fra. Effettivamente sì, andiamo di Licky Licky via. Se no c'è Io avrei avuto Diglett. No, apposta no, Licky Licky. Apprezzo. Oh, è power sub. Sì, ma morirà da Blissey. No, li faccio submission e morto. Tier 3, vinco. Bisogna stare attenti. Di là abbiamo Gallade, Sharpedo contro Gallade. Bello sto Sharpedo, esatto. Peraltro. Con color change in base a cosa mi tocca, vero? Sì, tipo un prete o cosimili. Double Edge, lo manda a 3. Stop Judgment, Stop Judgment che non shotta. Che non shotta, mi sa che... E vai a un punto vita. No, due. Ma poco ti fa l'acqua. Ho 174 di cure. Sì, però lui... Ultima Ron. Giovanni Brum. Zova, ti fai un fottio di punti se voglio subito al lab. Per Leonardo Brum. Dai, speriamo. Vediamo l'ultimo try di Leo Brullo. Cosa, Caterpie contro Groudon? Va bene. Non è vero. Head Smash che shotta. Ma sì, Sharpedo. Ma sì, è bondo. Piccolo momento tra Thunder. Preferito. Oh, l'ultimo run, attenzione. No, Leo, non me la scammare così. Ti prego, ho bisogno di 7 di velocità, ma porca troia. Vabbè, però non è mia male. Però potrebbe uscire. Munchlax di là, invece, che si evolve con l'amicizia del versus di oggi. Entei contro Flo. Ci potrebbe con essere Energy il sorpasso, eh? Però non da questo Entei, allora, deve essere un altro Pokémon. Ma Valanga! Se Entei esce, va dritto. Dai, è Spitai, hanno attaccato una volta per uno. Sì. No, ha fatto Avalanche lui prima. 5 punti per Leo Bru, che tenta l'ultima uscita. L'ultima Rom di Cristo. Con 8 di speed, mori. Viene shottato Giovanni e carica anche lui. Devo passare lo stesso l'erba. Vediamo cosa trova Giovanni. Verde. Dai, della pil, porco Giuda, fate qualcosa di utile. Verde. Wow, che gran Pinsir. Oh, Pinsir, 500, dai. Azelf. Però se c'hai la stab, lo stempi. Sì, se ce l'hai, se non ce l'hai, morirai. Se l'abbiamo, da 10 la stab. Ce l'ha cumulativa, però. Però vedere se l'avversario dorme. Non è la migliore delle mouse. Se l'avversario dorme, forse. Forse. Vediamo cosa farà Pinsir contro Azelfiel. Water Spout o Beat Up o Fury Cutter. Beat Up, sì, fa 10 per davvero e basta questa. Fa 20. 12 di velocità, possiamo sfidarlo. Sta per morire nell'erba. La quarta run mi segnano che è più facile che scappo piuttosto che catturo, giusto? Lo vediamo tra pochi secondi, Leo. Con ne dici? A posto. Pain Split tritura. A posto, grazie così, arrivederla. Attenzione, entrambi autoflab. Una distanza di 120 punti per Giovanni ai noob. Ok, però attenzione, perde. Chiude Lola, Giovanni a 930 Lola. Punti Giovanni Levergil chiude a 9.30. Fatemi vedere il Leo. Il record è ancora di Delmo. 120 Suca. Punti per l'uomo che è arrivato in ritardo oggi e da circa 25 anni. Vediamo cosa accade in questo ultimo minuto di versus. No, ti è già stato. No, quel try lì era in più. E se fosse andato bene, te l'avremmo lasciato. E per il vantaggio temporale. Ma quella è la tua run in più per essere arrivato. Sei a posto, sei a posto. Ne ho fatte 21, siete sicuri? Hai fatto quella di Scizor, te. Fatto due volte. Ti sei morto, però l'hai fatta. Sì. Hai fatto 2-1, due volte la 1. Chill. Entei procede, trova un Toxicroak che astonisce per 13. Psichico. Psichico. Il danno regge. Dove cazzo vai? No, è finita. 6 punti vita. No, basta. Ma le cure questa volta vengono meno. Data. Fossa. È sceso. Aspetta. Aspetta cosa? Ragazzi. Eludilo. Eludilo. Vai, amici miei. Andata. Amici miei, il versus vince, Giovanni Spawn e Leonardo Bru lo vince. Ai noob. Grazie, Giovanni andata con le veghi.
Quanto? 1700? Bello, bravo. Il totale di una sfiocinata di punti per Giovanni, che prende circa 1745 punti per due ore di gameplay. Bravi, e invece veramente. Leo, bello, si accontenterà di 815 punti. Sai che ho fatto più punti oggi che tre week. Molto bene, molto bene. Molto bene, sì, amici. GG a tutti e bravi per questo versus. Bello. Grazie a voi. Ma un plauso va fatto anche Poli, che comunque ha cassato abbastanza un sacco bene. Di compagnia, ragazzi. Abbastanza bene, non bene quanto chiamato, Delmo. Vincitore, ho chiamato Poli a castare questo versus, sei stato bravo, lo richiamerò. E se ti dicessi che i due video qua sotto sono fatti apposta per te? E se ti dicessi Marlux e no damage in critica? No, ho sbagliato, ho fatto un po' di confusione, capo! Guarda che i video che ti stiamo consigliando potrebbero interessarti, sia quello di destra che quello di sinistra. Dai un occhio, vaga un po' nel canale che magari trovi qualcosa che ti piace. E soprattutto ricordati di iscriverti.